iniziato ormai il bulk da un paio di mesi, un mese direi se proprio vogliamo renderlo veramente consapevole, perché il mese prima era soltanto un mese in cui mi ero detta va bene, mangio un po' di più, ascolto il mio corpo, ma in ogni caso è da un mese che l'ho iniziato proprio per bene, con consapevolezza, e quindi vi devo raccontare un attimo come sta procedendo. Quindi in questo video vi farò vedere quello che mangio, come mi alleno, come ho cambiato la mia routine. Sono tornata dalla spesa, quindi adesso facciamo un bello svuoto alla spesa e poi pranzo perché ho una fame assurda. Mi rendo conto che ancora oggi abbiamo parlato poco pupe, ma mi rifarò poi durante il video. È stata una giornata piuttosto piena perché questa mattina è venuta la ragazza che ci aiuta con le pulizie per casa, poi ho dovuto editare, poi sono uscita, ho dovuto spedire dei pacchetti di Vinted e sono andata a fare la spesa. Finalmente possiamo prenderci un momento per chiacchierare tra noi, sistemo la spesa, ve la faccio vedere, pranzo, adesso vediamo cosa ho preso perché mi serviva un po' di cose per oggi e un po' di cose in generale. Poi oggi sto anche registrando un reel per Instagram e quindi sì, un po' la testa, un po' di qua, un po' di là, ma si fa. Mi sono presa, oh no, si è girato tutto, vabbè, mi sono presa un po' di sushi per oggi a pranzo, questo qua che sono i nigiri di salmone e tonno. Quindi volevo fare velocemente, facciamo voglia di sushi. Non ero andata al supermercato con quell'intento, però poi li ho visti, quindi l'ho preso. E mi sono presa anche questi qua, che invece sono i Maki California, i miei prefe in assoluto, col sesamo, l'avocado, il tonno. Io amo il tonno crudo più del salmone, a meno che non sia un salmone magro, perché quando è troppo grasso non mi piace tanto il sapore. Sempre per il sushi ho preso un po' di gingerini, che io vado matta per questi, cioè io questi me li mangio pure da soli. Quindi quelli. Poi ho preso broccolo romanesco, che è il miglior broccolo in assoluto, mia opinione personale. Poi qua vediamo altri gingerini e anche un wasabi. Il wasabi da solo non mi piace, ma mischiato con la salsa di soia, sì. E non ho preso la salsa di soia perché già ce l'ho in frigo, quindi quella non mi serviva. E sempre per oggi a pranzo ho preso anche le alghette. Oggi volevo fare proprio un pranzetto giapponese, quindi queste sono le alghette loro, quelle crispy, e sono buonissime, hanno pochissime calorie, quindi queste sono pazzesche anche come snackino. Poi ho preso baci perugina, così random, dato che adesso è il periodo di San Valentino, ci stanno scontati, quindi che fai, te ne privi? No, eccoli qua. Poi ho preso melette, delle belle mele che servono. In realtà in questo periodo sto in fissa con la papaya e quando vado a Barcellona la prendo, e l'altra volta me l'ero presa pure qua a Roma, alla Conad, però no. Oggi sono stata alla Pewez, però l'ho mangiata ieri, non sapeva di niente. Il dentro era tipo un colore bianchino, mentre dovrebbe essere un bel arancio vivido, quindi ci sono rimasta male e non la prenderò più qua in Italia. Oggi in poi solo quando vado a Barcellona, perché là è buonissima, poi la papaya fa benissimo a noi donne in generale, quindi a me piace, però niente, qua non è buona, quindi non l'ho presa. Adesso che inverno resto sulla frutta invernale qua, quindi mele, pere e frutta così. Poi mi sono presa il trancio di tonno fresco, questo penso lo farò oggi a cena, se non stasera magari domani, vediamo. Comunque l'ho preso perché mi piace un sacco, e quando trovo il pesce fresco al supermercato bello me lo prendo. Poi oggi è un po' tutto tema tonno, ma mi piace. Poi un po' di lattughino, quindi questo, un altro ancora. Tanto caldo ragazzi, quindi è periodo di insalate. Zucchine già pronte e tagliate per quando sono pigra, tipo oggi. Alcune volte sono pigra e quindi avere la verdura già tagliata un po' mi svolta. E sempre per lo stesso filone di pensiero ho preso anche questo, che è tipo un mix ratatouille, buonissimo. E questo appunto si fa super easy, lo faccio in padella saltare con sale, olio oppure il dado vegetale, viene benissimo. Poi ho preso albume che avevo finito e ho bisogno per fare i miei pancakes, i miei tortini, le mie mug cake, questo è fondamentale. Poi ho preso fiocchi di latte, questi qua ne ho presi tre, e questi sono quelli senza lattosio, ad alto contenuto proteico. Poi ho preso uno di queste tisane buonissime dell'Angelica, queste sono banana e cacao, a me questa piace un sacco. E per finire altri baci perugina, ma questi sono una novità perché sono quelli al caffè, quindi nuovi, e già ne ho provato uno fatti aperto, mentre torniamo, insomma, l'ho provato, molto buono, però preferisco i classici, o i classici o i fondenti sono i miei preferiti. Quindi questa è tutta la spesuccia, adesso metto in ordine, poi ci mangiamo il nostro sushino e poi continuiamo con il trabajo.
Il focus del bulk è quello di mettere massa muscolare. Per farlo devo mangiare un po' di più e allenarmi dando il massimo del mio impegno e spingendomi ogni volta. Per favore tralasciamo lo stendino che si vedeva in quelle clip. Un'altra parte fondamentale della nutrizione, del mangiare bene abbastanza, è anche l'integrazione. Prima concentratevi sul mangiare abbastanza, integrare tutte le varie fonti principali e poi una volta che avete curato quell'aspetto passate anche alla parte dell'integrazione. Eccoci pupe, non vi aggiornavo da un po' e ho un pochino di cosine da dirvi riguardo a come sta andando con gli allenamenti, il bulk e via dicendo, poi vi devo aggiornare sulla mia parte lavorativa e farvi un po' un aggiornamento in generale che avverrà nel corso di questo vlog. State tranquille, ci diremo tutto. Oggi è una giornata piuttosto confusionaria in cui ho tante cose da fare, tante micro e macro task che si sono sommate insieme anche cose che mi stanno accadendo attorno, che mi stanno confondendo un pochino oggi, quindi sì, non riesco veramente a lavorare con tranquillità, ma devo lavorare per forza perché appunto sto editando video, devo rispondere alle mie ragazze del coaching, sto rispondendo per email che ho anche per un lavoro che devo fare con un'azienda per quanto riguarda un contenuto che non pubblicherò sui miei social, però che serve a loro da pubblicare appunto per questo brand. Quindi sì, c'è un po' di via vai nella mia testa e in giro per casa anche, quindi sono un po' confusa, però sì, poi oggi devo prendere i biglietti per Barcellona perché venerdì andrò a Barcellona e starò là una decina di giorni. Quindi per quanto riguarda l'alimentazione, che cosa sto facendo? Ovviamente il focus sono sempre mangiare abbastanza proteine, abbastanza carboidrati a sufficienza per darci energia, e lo stesso vale per i grassi che non devono mai mancare in una buona dieta. Eccoci pupe, allora ho preso i biglietti per Barcellona, quindi venerdì parto e vado e sarò là una decina di giorni, ancora un po' di via vai prima di stabilirci proprio per bene. E abbiamo da fare per il lancio di Kaizen, che ci sarà il lancio tra poco, verso fine febbraio, inizio marzo più o meno, quelle sono le date, ancora non ne abbiamo una definita proprio per bene, però sì, dobbiamo fare il photoshoot e vi dico ragazze, usciranno dei leggings meravigliosi. Mai ho avuto leggings così pazzeschi che facessero una pesca così perfetta, bellissimo, ma che non siano nemmeno troppo volgari, che a me non piace quando sono troppo tipo che si vede che vuoi proprio farla vedere, insomma. E anche dei toppini meravigliosi, cioè un sacco di cose bellissime di questo lancio, sono super fiera, quindi non vedo l'ora di lanciare, di farvi vedere tutto quanto. E quindi sì, faremo il photoshoot anche per quello, ma ovviamente poi staremo io e lui e io e Giulio insieme. E quindi sì, poi rivedo anche Jean, che adesso Jean, la mia amica, si è trasferita là per questo semestre, insomma, suo lavorativo. Quindi dopo aver coperto il discorso macro, che devono essere tutti ovviamente presenti in una sana alimentazione, bisogna anche dare importanza ovviamente alle fonti. Quindi non vuol dire che se uno vuole fare un bulk e mettere sovrappeso, quindi massa muscolare, dovrà mangiare la qualunque. No, è molto importante anche mangiare sempre da fonti buone e naturali. Qua stavo cercando di coprire il tripod con il telefono perché stavo provando a fare due riprese, ma ecco, non sono riuscita bene nell'intento. Ora è arrivato il momento dolcetto per concludere la serata, anche se la vera conclusione sarà con la tisana, ma mi sono fatta mela con cioccolata fondente e poi finisco questo burro di arachidi con il cocco. Vado di questo, prendiamo la mela, impingiamo, poi un pezzettino di cioccolata. Ora, per quanto riguarda la parte dell'allenamento, perché sì, bulk vuol dire mangiare di più, non serve mangiare chissà quanto di più, serve mangiare giusto un po' di più. Io personalmente ho aggiunto qualche snack in più e ho aumentato leggermente le mie porzioni rispetto a prima, ma poi la parte dell'allenamento è fondamentale, perché tutta quell'energia che il cibo ci dà, perché sì ragazze, il cibo è energia, la dobbiamo usare e la usiamo nell'allenamento, e questo ci farà costruire massa muscolare, ci renderà un fisico super curvilineo e femminile e forte, forte, energico. E noi vogliamo essere donne che sono forti, che hanno le curve, che sono confident e che vanno in palestra, entrano in qualsiasi stanza e la conquistano. Quindi lo stesso dobbiamo fare anche con i carichi che solleviamo, impegnarci ogni volta a dare il massimo nei nostri allenamenti, ma anche accettare che se a volte, nonostante il bulk e nonostante l'energia che abbiamo in più, non riusciamo ad allenarci come pensavamo, non succede nulla.
Buongiorno Lupe, oggi ci siamo già allenate, io mi sono già lavata, ho fatto skin care, adesso volevo mettere un po' di matitina per le sopracciglia che ho già messo stamattina in realtà prima di uscire, ma ormai sarà andata via. E poi andremo a fare colazione. Che cosa serve? È fondamentale. Oggi l'allenamento è andato bene, tralasciando un ragazzo che è stato tipo 40 minuti a fare la leg extension e a me serviva, quindi ho fatto il tempo a fare il suo primo allenamento e purtroppo quella me la sono dovuta tenere come ultimo esercizio e poi andarla a fare. Se cercate una buona matita labbra economica ma con un color nude carinissimo, questa qua di Kiko, la 04, è buonissima. Oggi mi faccio la mia solita torta in tazza che non è bellissima. Ed eccola qua, sopra ci ho messo il cocco e lo sciroppo questo qua al lampone di Brazis che è buonissimo. Adesso la metto un altro minutino in microonde così si finisce di fare e poi colazioniamo. Adesso Pupe sto per uscire che vado a farmi un massaggio. È da una vita che non mi faccio fare un massaggio. Mi sono fatti fare pochissime volte in realtà, tipo 3 volte. Uno quando stavo al liceo, tipo in una spa. Poi uno in Thailandia, però era solo ai piedi, gambe così. E l'altro quando ero andata in India. Poi quando sto qua a Roma non me lo faccio fare praticamente mai. Perché una ragazza che appunto mi segue mi ha scritto e mi ha chiesto se volevo andare a farmelo fare da lei. Andiamo, vediamo un po' com'è. Eccoci qua, siamo arrivate. Ciao. Ciao. Lei è Martina e oggi che cosa mi farai, Martina? Bigun. Che sarebbe? Sarebbe per tutti gli estetismi della magari cellulite, la ritenzione, alleggerire le gambe. Bellissimo, bellissimo. Ci coccoliamo. Bene. Sto preparando la cena, metto in friggitrice questo trancio di tonno, quello che ho comprato ieri, sopra ci ho messo semi di finocchi, paprika e pepe nero e lo metto in friggitrice, non so bene per quando, io di solito improvviso. Aspetto un attimo per mettere il tonno perché qua sto cuocendo le verdure, sto cuocendo col dado, curry, un po' di spezie così e ci aggiungo anche il couscous, che ho voglia di couscous, quindi farò couscous con le verdure. Una cosa fondamentale per avere una dieta sana ma anche per sentirsi bene sempre è fare pasti bilanciati. E questo per me è la base, soprattutto per i miei pasti principali, quindi colazione, pranzo e cena. Adesso sono tornata a fare 4 allenamenti a settimana in sala pesi, 2 upper e 2 lower, e invece un giorno vado a farmi una corsetta, solitamente sto sui 5 km. Eccoci qua, Pupe, sono rientrata dalla mia corsetta e mi sono sistemata, anche se sistemata è un bello stretch perché insomma la mia faccia fa ancora un po' paura, però va bene. E mentre correvo ho ascoltato il podcast, si chiama Modern Winston di Chris Williamson, non so se lo conoscete, un podcast molto bello, intervista a ospiti molto interessanti, questa volta intervista Alex Ormosi, ve lo straconsiglio quel podcast e quell'episodio in particolare, e mi ha fatto anche un po' riflettere. Ovviamente alla fine io ascolto questi podcast anche per riflettere un attimo su appunto la mia vita e per ottenere spunti, insomma, anche relativamente allo scorso blog, quello dove appunto vi ho detto del mio percorso universitario e della scelta che ho fatto adesso di prendere e fare l'influencer a tempo pieno. Ho ricevuto qualche domanda del tipo allora perché ho voluto fare ingegneria e non hai fatto altre facoltà più relative al mondo del fitness, all'allenamento, così. Per quanto riguarda la mia scelta di fare ingegneria piuttosto che altre facoltà, quello magari ve lo spiego in un'altra puntata. Comunque io ho deciso di proseguire gli studi in ingegneria, fare ingegneria, portarla a termine con la mia magistrale, via dicendo, perché veramente è stata una facoltà che mi ha insegnato tantissimo, che mi ha dato anche tantissimo. Io adesso mi sento molto più sicura di me stessa e molto più in grado di affrontare quello che la vita mi riserva, proprio perché ho mantenuto fede a una promessa che mi ero fatta a me stessa, cioè di portare a termine questo percorso per quanto difficile sia stato. Però l'ho fatto avendo mantenuto fede a una promessa che ho fatto a me stessa. Adesso io mi fido di me stessa, di quello che sono in grado di fare. Mi ha dato tanta sicurezza e anche tanta forza di spingermi oltre, a fare di più. Allora, sono rientrata che ho fatto 10 giretti con la mia mamma e adesso mi sono preparata un cappuccino.
E volevo farvi vedere le cosine che mi sono comprata, perché sono passata sia da Yamamay sia da Tezanis. Da entrambi ho preso dei pigiamini troppo carini che mi servivano. Poi sono molto calorosa la notte e in generale, quindi metto pigiamini estivi anche durante l'inverno. E quando non li metto poi comunque tendo a spogliarmi per dormire. Il primo, questo l'ho preso da Yamamay, color champagne. Questi sono i pantaloncini e questa è la parte sopra. Questo qua, molto carino. Yamamay è un pochino più costoso di Tezanis, però qualitativamente dovrebbe essere meglio, almeno penso, spero. Invece da Tezanis, sempre su questo stile, ho preso altri due pigiamini. Uno è questo, che è questo colore carta da zucchero, non saprei. Ed è questo celestino qua, col pizzetto. Questi ho preso in XS, che devo provare in realtà, perché là non avevo sbatti di provare in camerino, quindi adesso vedo se va bene, altrimenti lo devo cambiare con una S. E di sopra invece sempre XS, però penso che sopra la XS vada bene, sotto che sono un po' più importante, diciamo. Questo è il sopra, molto carino, questo mi piace un sacco, il colore, il design. E ce n'ho uno uguale di questo, però nero, sempre di Tezanis, che metto sempre quando l'estate. E poi ho preso sempre questo, Tiffany, verde Tiffany. Abbiamo sempre il sopra e sotto verde acqua. Bene, queste sono le cosine che ho preso, gli acquistini che ho fatto oggi. C'erano un sacco di cosine carine, però mi sono trattenuta e ho preso giusto i pigiamini, che sono una cosa che mi piacciono, mi fanno sentire bella anche la sera prima di andare a dormire. Se mi vedo carina, mi sento carina, mi sento meglio in generale. Stavo editando e stavo appunto editando questo video qua, e prima mi sono chiamata influencer, ma ci stavo pensando oggi che il termine più esatto per descrivermi dovrebbe essere content creator. E appunto tutto quello che sto facendo in questi giorni è creare content. Passo le mie giornate a creare content, a editarlo e farlo. Queste gallettine di Process di Lito, ricoperte di cioccolato fondente, sono meravigliose. In ogni pacchettino ce ne sono due, così, e sono buonissime, sono lì infatti quel mio snack per eccellenza, e si possono anche portare in giro tranquillamente, e sono una bomba. E sempre girando, stavo riguardando le clip. Cioè la clip precedente a questa, in cui sono stata tutta il tempo sporca di cappuccino sul labbro. Piuttosto imbarazzante, sì. Molto imbarazzante. Mi spiace ragazzi. Comunque oggi è anche la giornata del check-in, del coaching delle mie ragazze, quindi ho risposto a tutte loro. In più adesso mi metto a editare, devo comunque finire di editare il video e continuare a editarlo, però devo anche fare un po' di programmazione per mio fratello. Quindi sì, anche quella parte del lavoro da fare.